laddove l'Australia si affaccia all'Oceano Indiano, a 70 km da Exmouth. Una stradina solitaria tra i cespugli. Ci hanno detto che bisogna camminare per capire dove stiamo andando, per entrare in contatto con questo carezzevole scenario della natura, il cui fragile equilibrio è sostenibile grazie a una consapevole e costante cura. Sabbia finissima, aria che profuma di mare, camminiamo a piedi nudi in silenzio. Confortevoli tende, dove non manca nulla, basso impatto ambientale, energia solare. La brezza a tratti si attenua e il silenzio libera l'immaginazione. Poco distante da noi, le onde si infrangono contro i coralli del Ningaloo Reef. Andando verso la baia turchese, incontriamo la tipica flora del territorio. La baia fa parte del parco marino del Ningaloo, dichiarato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità e situato a metà della costa occidentale australiana. La baia è rinomata per lo snorkeling. Le correnti che scorrono lungo la baia danno all'acqua una trasparenza cristallina. Il Ningaloo Reef, che si estende per una lunghezza di circa 260 km, è la più grande barriera corallina a frange del mondo. La strada asfaltata che parte da Exmouth e attraversa il Parco Nazionale di Cape Range termina nei pressi di Yardi Creek, un tranquillo corso d'acqua che ha scavato nei secoli una profonda e suggestiva gola, l'ideale per una gita in kayak. C'è anche un sentiero che conduce a punti panoramici dai quali si può guardare dall'alto la gola fino al mare. Mandu Mandu è la gola di un torrente ormai secco da tempo. C'è un sentiero di 3 km che si snoda tra pietre e rocce lungo il letto del torrente verso nord. Arbusti e piante fiorite crescono per ogni dove. Un vero giardino segreto della natura. È anche facile incontrare cangurini e wallabies. O gustare i frutti di qualche pianta selvatica. Torniamo verso il mare. In un tappeto di alghe si nasconde un granchio blu del nuotatore. Un po' più in alto l'enorme nido di un falco pescatore. We'll be right back.
La fresca brezza marina piace ai canguri. E noi respiriamo liberi e felici, sospesi tra il mare e le nuvole. Altra emozionante avventura tra i coralli. L'acqua è così trasparente che perde ogni consistenza nella visione. Lungo la strada verso una nuova meta, un riccio si aggira smarrito, ma ritrova presto l'orientamento. Un incantevole panorama marino si apre davanti a noi. Ascoltiamo rapiti il canto della natura. In lontananza il Ningaloo Reef con la sua bianca scia ripara dalle correnti il mare davanti a noi, che ci appare così calmo, quasi come quello di una laguna. Fossili di coralli sono ben visibili sulla superficie di alcune rocce, a testimonianza dell'età millenaria di questo tratto di costa. Ritorniamo al Salsalis. C'è ancora tanta luce. Un po' di relax prima di cena. Una birra fresca guardando il mare al tramonto. Poi la dolcezza dell'ultimo imbrunire. Increspature dell'acqua cristallina disegnano ricami sul fondale sabbioso. Tridacna verde smeraldo. Pesciolini nuotano in gruppo per confondere i predatori. C'è anche chi è più diffidente degli altri. Un timido pesce palla ci guarda furtivo. Pesci trombetta ispezionano il fondale. E una tartaruga si concede una boccata d'aria. Orizzonte infinito, colori da sogno. E per finire in bellezza ci viene proposto di fare l'ultimo snorkeling nella Laguna Blu. Esperienza eccitante e coinvolgente, effervescenza di vita sottomarina. Thank you.
Il Salsalis Ningaloreef Resort è davvero un posto unico. Ci ha permesso di entrare nell'atmosfera di una natura incantevole. Ah, meravigliosa Australia!